Ben ritrovati, amici. Sono riuscito a non spoilerarmi, non dico niente, ma quasi niente. Perché ho visto che sarà in uscita un nuovo capitolo di Pokémon Leggende, ma non ho capito di Pokémon Leggende che cosa. E quindi, dato che mi è apparso su Twitter una breve clip di circa 2 minuti, oggi andiamo a farci la reaction insieme, per quanto si possa fare la reaction di questa cosa. E in seconda battuta andiamo a farci un'altra reaction, forse meno bella, e cioè l'apertura di questa busta che ha preso un sacco d'acqua per tutta la notte, con all'interno una carta di assoluto valore. Dobbiamo vedere come è messa, quindi io non so ancora che cosa ci ritroveremo davanti. Sono contentissimo perché Leggende Pokémon Arceus è stato qualcosa di meraviglioso, e adesso andiamo a vedere però se si torna appunto a Unima, se si torna a Johto, se sarà una regione nuova. Non ne ho la più pallida idea, ho visto solo che è un Leggende. Adesso vediamo di cosa. Non so neanche in realtà se potrò condividere questo video per problemi di copyright o meno, ma ci proviamo. Dai, Nintendo Switch. Tanto non è Switch 2, Switch nuova, Nintendo Switch. Iniziamo? Abbiamo tutto? Vai. Game Freak? Top Secret. Ok, mi fa già pensare a Unima. Ok, però non sembra una roba vecchia. Leggende si va nel passato, questo sembra più futuro. Questo è Kalos. Questo è Kalos. Questo è Kalos. X e Y. No! No! Non sto capendo. Ok, no, non è Kalos. O almeno non solo. E invece sì. Non ci posso credere. Z e poi ZA? Come ZA? Non ci posso credere, hanno ripreso X e Y. La mega evoluzione! Dovevamo parlare della mega evoluzione, era in programma. Ma non mi aspettavo di ritrovarla. Wow! Hanno saltato Unima a piedi pari. Godo per bianco e nero. Godo per la quinta generazione. Godo 1, 2, 3, 4 e poi si va al 6. Il 5 lo ignoriamo. Godo tantissimo. Meraviglioso. Bravi. Minimo è fake sta roba. Però Leggende Pokémon, questo non era passato. Questo non era assolutamente passato. Cazzo, se non me l'aspettavo sta roba qui. Sono galvanizzato. Abbiamo una possibilità con Mega Flygon. Vabbè, vi dico che però, giustissimo così, perché non era possibile lasciare X e Y senza un terzo capitolo. Mai avrei immaginato una roba del genere prima dei remake di Quinta. Ma che bello! E se adesso mi avete visto ridere tutto bello galvanizzato, adesso invece devo raccontarvi la storia, una brutta storia. Ho acquistato questa carta su Facebook all'interno di un'asta e l'ho pagata questa volta per non farmi truffare con PayPal beni e servizi. Ieri sul sito delle poste risulta consegnata, anche se è una posta 1 e quindi non tracciabile. E io dico consegnata? In che senso? A me non è arrivato niente. E risulta consegnata non nel paese in cui abito, ma in un paese a circa 20 km da casa mia. Il che è già molto strano. Chiamo le poste e mi dicono che, essendo una posta 1 e non tracciata, risulta semplicemente come consegnata. Nel frattempo sono nel postino a casa mia e mi porta della posta. Gli domando quindi se ieri avesse consegnato a casa mia. E mi dice che
non è passato lui, ma è passata una sua collega. Chiama la sua collega riferisce di aver consegnatosi il pacco, ma di averlo lasciato di fronte al cancello di casa mia. Ieri notte tempeste, vento, pioggia, tutta notte, è piovuto e praticamente tutt'oggi. Mentre parlo col postino, noto nella casa dei vicini, in giardino, dietro a un rosaio, una pianta di rose si chiama rosaio, una busta che deve essere volata via ieri in seguito al vento. E dentro di me inizio a bestemmiare. Quella busta era esattamente quella spedizione che ieri risultava consegnata. E quindi andiamo a vedere, in seguito a una notte intera di pioggia, che cosa troviamo qui dentro. Quindi sì, questa busta ha preso acqua tutta notte e questa carta al suo interno è una carta di valore. Speriamo che possa essere assolutamente ancora in ottime condizioni. Devo dirvi la verità, quando ho acquistato questa carta sapevo che non era in perfette condizioni di partenza, però non immaginavo che avrebbe dovuto affrontare tutta questa, non lo so, odissea. E dato che sono molto sfortunato con le carte Shining, avete visto i video della truffa, vi dico che qui dentro c'è una carta Shining di Neo Genesis. Quanta sfortuna ho con questa tipologia di carte? Tanta. Per fortuna sembra essere un pacco protetto molto bene con tanti giri di scotch e il cartone. Ok, stiamo riuscendo ad estrarre la carta. Ragazzi, speriamo che Blastoise possa aver protetto con il suo guscio la sua acqua. È asciutta. È asciutta. E allora proviamo ad estrarre dal top loader questa carta. Ok, sta uscendo così. Però ragazzi, è un po' rovinata, ma asciutta. E questa è la cosa più importante. Ero preoccupatissimo per questa cosa e quindi io direi di girarla e mostrarvi. Ah, che bella. Che bella, anche se un po' rovinata. Che bella è. Gli angoli non al 100%, anzi per niente. Però la carta è meravigliosa. Meravigliosa. Ironico pensare che questo Raichu si sia preso l'acqua e utilizzi l'acqua nelle energie sotto una tempesta e l'attacco sia burrasca di tuoni. Diciamo che doveva andare così, diciamo di sì. E quindi un video che si conclude con un lieto fine, sia per la live reaction appunto del Pokémon presenti oggi, sia per Raichu che per fortuna è arrivato sano e salvo. Bravo Raichu, sei stato veramente un eroe, grazie. Però ora sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Ragazzi, c'è tanto di cui discutere, eh? Quindi facciamolo insieme nello spazio dedicato, perché io mai mi sarei aspettato di vedere una roba del genere. Né per Pokémon Z, né per Raichu. Raichu sarà il Pokémon che utilizzeremo per tutto Pokémon Z. È ufficiale. Anzi, provate a immaginarvi una roba. Pokémon Z con la mega evoluzione di Raichu. Piu! Sarebbe veramente clamoroso, una coincidenza assurda. Aspettiamo i nuovi leak.